Buongiorno. Io il caffettino con i biscottini e lei due brioche. Tua mamma che pensa a me. È vero. Ah, sì. Che arietta fresca. Buongiorno, abbiamo dormito veramente bene. Con questo fresco ha fatto 11 gradi fuori, magnifico. 11 fuori, 12 nel frigo. Pensate che è cesso il frigo trivalente. Poi, un giorno magari lo cambieremo. Quanto mi mancava svegliarmi con questa vista? Tantissimo. Allora, metto gli oscuranti davanti stavolta, che io non li uso mai, però il sole è lì e mi scalda qua dentro, un forno entra tutto il calore di là, quindi mettiamo questi. Ecco, qui al fresco i lavori si possono fare molto meglio. Per esempio, ho messo, come avete visto l'altra volta, il nuovo tubo di scarico, perché comunque ogni tanto va anche fatto. Poi l'altro era di plastica, questo qui è di gomma, così almeno si crepa di meno. Solo che qua, ovviamente, bisogna siliconare perché è aperto e quindi si aggrappano poi le formiche ed entrano, e questa cosa qui non va bene. Quindi adesso gli diamo un po' di silicone qua attorno, magari sia da dentro che da fuori, quindi anche da sotto, e lo lasciamo asciugare, tanto fa caldo. Diamo prima una sgrassata. Ecco fatto. Siliconato un po' così non entra neanche freddo quest'inverno. Frigo pienissimo, che bello. Oggi sugo alla norma che ha preparato mia nonna. Fantastico. Pronto, già pronto per noi. Allora, Elisa si è lavata i capelli perché sta Ma perché provando. dovevo lavarmi i capelli? Sì, vabbè. Però si è lavato i capelli con anche un po' di voglia, Voglia, perché sta esatto. provando questa piastra. Adesso vabbè, io non me ne intendo proprio per niente, però sta provando questa piastra senza filo, È molto ricarica figa, USB. sì. Quindi comodissima per chi viaggia, soprattutto, e boh, per noi che viviamo in camper, bellissimo. E praticamente qua lo sblocchi, è una piastra veramente minuscolissima, ma è già calda tra l'altro. L'ho accesa 3 secondi ed è già calda. Vabbè, meglio, vuol dire funziona bene. E poi c'è la carica, misuratore di carica, fa 165, 185, 205 gradi. Adesso la spengo perché mi devo aspettare che mi si asciughino i capelli prima di usarla. E E comunque si ricarica con questo filo qua. dentro c'è il pettinino, la pinzetta per i capelli e questi che non ho per niente capito cosa siano. Saranno le copridita. Quando magari devo, io proprio, cioè, non sono minimamente un esperto di queste cose, anche perché i miei capelli fanno cagare. Però, Sì, è vero, i suoi capelli sono paglia, fieno. non lo so, saranno tipo delle cose che metto qui, no? Così, Magari per non magari bruciarti, sicuramente per una è per il forse pollice. così, magari per non bruciare, boh, non lo so. È che nell'istruzione non c'è neanche scritto cosa servono, quindi dovrei in realtà saperlo io perché dovrei essere una che si, diciamo, preoccupa del proprio aspetto fisico. Io invece non mi preoccupo proprio neanche in lontananza del mio aspetto fisico.
Buongiorno. Bella giornata, anche oggi bella bella giornata, si sta bene, sono 20 gradi, fighissimo. Frigo sempre all'ombra, ecco perché sta funzionando abbastanza bene, cioè anzi sta funzionando bene devo dire, perché è all'ombra tutto il pomeriggio. Poi sì, il sole si sposta di là perché cala qua in mezzo, però ormai è tardi, il frigo ha fatto già il suo fresco. Allora, intanto, vabbè, ieri mi hanno preso per il culo tutto il giorno Elisa e Federico per quella cosa che ho fatto, che mettevo la spina, la luce nella spina USB che però non era accesa. E vabbè, ci sta, stavo comunque ancora un po' malino. Adesso invece mi sono ripreso, sto bene. Oggi è il primo giorno in cui sto veramente bene, meno male. Non ho più le placche in gola, bruttissima cosa. Comunque siamo soltanto noi e Fede, oggi, che è sabato. Facciamo un bel magari focarello stasera, anche se non abbiamo carne, noi abbiamo due patate da buttare dentro, magari le facciamo al cartoccio. Poi magari ci verrà a trovare qualcuno della tribù, non lo so, però penso di no, sono tutti abbastanza impegnati o comunque sparsi in giro per il Piemonte. E poi vi dobbiamo dire una cosa figa, vi dobbiamo dire una cosa figa che vi abbiamo accennato già l'altro giorno, che appunto dovevamo dirvela, comunque fa parte della vita in camper nostra. Allora, guardate che figata, sono quasi le 11 e abbiamo 20 gradi fuori e 25 dentro, 10 in frigo, e questo vuol dire quando funziona bene d'estate. E comunque c'è questa finestra tutta aperta, l'oblò quasi socchiuso e anche questa finestra qui socchiusa, abbiamo 25 gradi dentro, si sta bene, fantastico. Allora, quella roba che vi volevo dire, praticamente siamo riusciti a ottenere la residenza fittizia senza fissa dimora con estrema facilità, solo che ci abbiamo messo un po' di tempo perché non capivo come mai non mi arrivassero documenti o comunque anche il tagliandino da mettere sulla panda o sul camper col cambio della residenza. E poi ho chiamato al comune e gli ho detto: ma senta, noi 2 mesi fa, perché abbiamo fatta prima di partire per la Bretagna, la Normandia, e le dico: no, non ci sono più questi documenti qua, non vengono più spediti, è tutta in via elettronica. E quindi abbiamo ci siamo accertati chiamando e ci hanno detto: no, voi siete effettivamente in via bla bla bla, via del, come che era, me lo sono anche segnato, perché via casa comunale, ecco, via casa comunale, con il numero civico che non ricordo, però via casa comunale, ma me lo sono segnato. Molto bene questa cosa, molto bene. Comunque è stato facilissimo, ho chiamato il comune della nostra, dove avevamo la residenza, dove abitavamo prima, in affitto. Abbiamo chiamato, mi sono fatto passare la persona appunto che si occupa di queste cose qui, gli ho spiegato un po' tutta la situazione, che noi viviamo in camper, che ci manteniamo facendo qualche lavoretto online e nel caso andremo a fare qualche stagione anche all'estero. E ci ha detto: ah, che addirittura ci ha detto: ah, ma che bello, sì, in questo comune qui l'abbiamo già fatto anni fa per una coppia che è andata a trasferirsi appunto in camper, quindi dovrebbe essere abbastanza facile. E in effetti poi ci abbiamo preso appuntamento, siamo andati lì e ci ha fatto compilare questo foglio, che in realtà si può anche fare, si può scaricare questo modulo, diciamo, dove vengono inseriti tutti i dati, e c'è anche un piccolo spazio per il testo dove vai a scrivere, diciamo, come avrai intenzione di vivere, insomma, no? All'inizio le sue colleghe, che comunque non ne capivano, infatti tutti hanno questo problema, la maggior parte di persone hanno questo problema nei vari comuni, le colleghe dicevano: no, non è che si può dare così la residenza senza fissa dimora, si dà in base ai criteri, non è che si può richiedere così. Poi non è vero, in effetti, perché la tipa ci ha detto: no, non è una richiesta che voi fate, ma è appunto una dichiarazione, cioè io dichiaro che non abito più lì, ma abito lì, punto, non c'è da andare a parlare troppo su questa cosa, abito lì, stop, questa, quale sarà la mia residenza, datemela voi, io comunque residenza non posso mettere nessuno a casa. L'unica cosa, abbiamo lasciato il domicilio, quindi dove arrivano proprio le lettere, le buste, le multe, queste cose qui, o anche il cambio della tessera sanitaria, l'un'ipotetica carta d'identità. Queste vanno a finire appunto nell'indirizzo dove noi abitavamo prima, ci siamo messi d'accordo con il proprietario di casa, che ci vuole un sacco di bene, vorrebbe che noi tornassimo ad abitare lì, infatti.
E quindi boom, abbiamo la residenza senza fissa dimora, quindi siamo effettivamente Zingari. zingari, nomadi, siamo nomadi effettivamente, perché possiamo vivere in camper tranquillamente e mostrare il documento dove indica la nostra nuova residenza, che è appunto via casa comunale, numero civico. Che fondamentalmente non esiste. Sì, che non esiste, È praticamente è un indirizzo fittizio, infatti si chiama residenza fittizio. inventato. Esatto, quindi fantastico, bellissimo, abbiamo copiato sto modulo e la tipa ci ha detto, ma a posto, una volta compilato questo, anzi è stata lì ad aiutarci anche oltretutto, era abbastanza gasata di questa cosa qui, anche perché lei ha raccontato, ah, anche noi abbiamo il camper, ma per lavoro non possiamo usarlo spesso, non possiamo usarlo quanto vogliamo, e noi allora abbiamo detto appunto che abbiamo il camper, e appunto perché lo amiamo e ci vogliamo stare più tempo possibile, che addirittura abbiamo lasciato la casa per starci dentro, quindi con poi tutte le rotture di palle che ne conseguono, perché non è tutto fantastico, come avete visto, abbiamo sempre un sacco di problemi. E ne avremo ancora, perché adesso dobbiamo montare un bordello di roba che abbiamo preso, poi vi faremo anche video appunto su questo. E bene, bene così, questo era l'aggiornamento della nostra vita in camper. Ah, che bello! Adesso io mi mangio questa bellissima pesca mentre ti guardo lavorare. Sai cosa puoi guardare? Che sei in una buona prospettiva. Vengo sul bordo perché ho appena finito le sigillature. Ah, sì? Sì! Ah, è già finito? Beh, c'ho due mani come oro. Eh. Però tanto adesso devo fare le frecce ai nostri amici followersini e Eh followersine. già, eh già, eh già, perché qua non funziona niente nel camper di Federico. Tanto io non ho i buchi in giro per i tubi. No, quello no. Ma io Quindi li ho risolti quelli adesso. sì, grande, grande, sono sicuro. Ah, che ben. Come dice Fede. Ah, che ben. Adesso metto la sua sedia qui. Le chiavi? Aspetta che. Oh, la Oh, comodi. Aspetta che mi metto con la testa all'ombra. metto Va bene. così. Prendi le chiavi, va. Perché? Devi andarmi a accendere la freccia a destra. Non far partire il camper che davvero mi ammazzi. Maia. E adesso non funziona. No. Prova a sinistra. Ok, fermo. Poi quando vorrai bere una birretta o un'acqua fresca. Niente, ha sistemato tutto. Ha sistemato la freccia, adesso funziona. Speravo in più problematiche, diciamo. Invece è tutto troppo facile. Vabbè, meglio così, dai. Guarda che bello.